La gita di Gianfranco al Festival dei Due Mondi. Il recapito di Poste Italiane passa da Spoleto. Natura, storia, cultura, un luogo dove l'arte è in perfetta armonia con il paesaggio. Spoleto, in provincia di Perugia, in Umbria, sorge sul colle di Sant'Elia, ai piedi del bosco di Monteluco. C'è chi la conosce perché è il luogo della famosissima fiction Don Matteo e chi ancora perché d'estate si trasforma in una città teatro, grazie al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Il portalettere Gianfranco consegna la posta proprio qui ogni giorno tra questi vicoli e allora andiamo a conoscerlo. Lavoro in Poste Italiane da 21 anni e sono uno spoletino doc. Com'è il rapporto con le persone del posto a cui consegna appunto il recapito ogni giorno? Mi voglio tanto bene, poi conosco molte persone, commercianti, albergatori, ristoratori. Grazie al Festival dei Due Mondi, Spoleto ha fatto da palcoscenico ad artisti come Carla Fracci e Al Pacino. Il merito è del suo fondatore, che voleva unire due mondi artistici molto diversi, quello europeo e americano. La gita di Gianfranco non poteva non partire da qui. Ci troviamo nella casa del maestro Giancarlo Manotti, che ha iniziato a fare il festival nel 1958. Buongiorno. Gianfranco è una persona che porta il buon umore, sempre col sorriso sulle labbra, quindi è una sicurezza, ma anche una persona che vediamo con grande affetto. Grazie. Grazie mille. Questa via, prendendo da via Ponzanina, venendo su, c'è parecchia salita. Se arrivi fino alla fine vuol dire che hai il cuore buono, eventualmente ti devi fermare a metà tragitto. Hai qualche aneddoto da raccontare di queste giornate qui nel centro di Spoleto? E volontariamente mi sono trovato, mentre stavo portando la posta, in mezzo alla scena di Don Matteo, mentre un altro postino stava portando la posta al comandante dei carabinieri. Tappa della gita di Gianfranco è anche il bar dove Don Matteo, protagonista della fiction, si incontra con il maresciallo per confrontarsi sui casi da risolvere. Buongiorno. Buongiorno Franco. Gianfranchino, buongiorno. Bene. Grazie caro. Gianfranco è un'istituzione ormai per Spoleto. Lui è per noi un amico, soprattutto quando arriva porta queste lettere. Ah, la lettera. Thank you.